Che dire, abbiamo lasciato laggiù 2 punti, ne avevo portati a casa solo 1. Livorno che come sempre non riesce a concretizzare tutte le occasioni che crea. Perché è vero, per l'amor di Dio, anche l'Entella ha creato qualcosa. Vedi ad esempio la traversa che ha preso nel primo tempo. Vedi se per sé il gol che ha fatto. Però Livorno, senza sminuire gli avversari, ha creato molte, ma dico molte più occasioni dell'Entella. È stato anche molto più brodo, no? Dell'Entella no, ma è stato molto più brodo. Cioè, si sfruttava tutta la chiusura e quanto finiva? Minimo 5-6-1, quanto poteva finire? Ti sei mangiato i peggio gol. Bravo anche il portiere, perché amore di Dio, il portiere di loro ha fatto una buona partita. Però si è bello certe cose, come quella del primo tempo di Jelenic. Cioè, sta lasciando il fatto di Jelenic. Cioè, l'opinione che ho di lui, che fra l'altro, se mi permettete, voglio aggiungere una piccola cosa di Jelenic, che l'ho un po' cambiato l'opinione, non dico che era forte, però dico che è migliorata l'opinione nei suoi confronti, anche se questa l'aggiungo se no sia extra. Secondo me comunque anche oggi non doveva giocare, soprattutto quando gioca in trasferta, perché sai che Livorno in trasferta non rende, cioè non rende, ma quando gioca in casa, motivi X, forse il campo, forse la tifoseria, anche se i tifosi ci vanno, insomma non rilevando, in teoria dovresti mettere forse la formazione migliore o quasi che c'hai, non fa giocare gente che a parere mio, come ho già detto, ha bisogno dei precedenti video l'ho detto, che ha bisogno di esperienza, come può essere ad esempio Jelenic. Comunque questa è una piccola parentesi, cosa che tra l'altro Jelenic l'ha fatto giù a esterno barra centrampista laterale questa volta, la fascia è sua, si capisce, vabbè, insomma. E dicevo appunto il gol di quel gol mangiato da cane fra l'altro di Jelenic, che a parere mio comunque poteva andare la partita. E niente, come ho già detto all'inizio, purtroppo non siamo stati in grado di sfruttare tutte le occasioni, e a me per il mio questo pareggio già mi fa parecchio stretto, perché era un campo, poteva essere forse anche difficile, perché l'Entella, nonostante non sia una big, e con questo non voglio dire che Livorno lo sia, anche se a livello di qualità secondo me è migliore dell'Entella, sempre nel rispetto, lo dico, e non siamo riusciti a sfruttare tutte le cose, va stretto, perché le possibilità c'erano, però appunto siamo stati poco bravi, e meno male alla fine siamo, sì, nel risultato finale comunque siamo riusciti a raggiungere almeno il pareggio, che se andava avanti si spendeva, cioè non si riusciva a fare go. E niente, che fra l'altro, no, se voglio aggiungere, no, se che mi sta dando parecchio fastidio è l'ossa che tutte le volte, o perlomeno gran parte delle volte, il Livorno quando rientra in campo, sia che vinca, che stia perdendo o che stia pareggiando, io ne dal primo al secondo tempo, dopo diciamo la pausa, il Livorno va in tilt. Ora, lasciando sta che comunque il gol di loro, nonostante la bravura di Mazzarani, se non sbaglio, insomma, il giocatore dell'Entella che ha fatto il gol, cioè è venuto fuori in maniera fortunosa, perché comunque sì, è vero, dico che appunto è stata una mossa, messi po' di un rimpallo favorevole, quelle varie, però diciamo che c'è stata la fortuna che penso è stato l'unico o uno dei pochissimi sbagli ha fatto Maicon la partita, perché per il mio comunque la colpa avrei giocato in 11, io non voglio dare colpa a nessuno, perché comunque giocare in 11 è la colpa della squadra, però diciamo che quel momento lì era un po' la difesa, soprattutto magari di Maicon, che non so se l'avete visto, era un po' incerto su cosa fare, se provare a anticipare il pallone lanciato per Mazzarani, se non sbaglio, o rimanere lì, insomma è andato un po' di difficoltà, infatti il giocatore poi l'ha scartato bene, era abbastanza platerale e semplice, insomma, ma la fortuna è stata nella respinta di Mazzoni, che è ritornato sul giocatore di loro, e comunque vabbè, gol alla fine, importante poi che se capitava a noi era importante che la palla sia andata dentro comunque, e addio, mi sono perso, insomma, dicevo, il Livorno va in tilt, cioè nonostante questa serie il Livorno va tutte le volte in tilt, e questa serie è da rivedere. Io ora sapevo cosa dice negli spogliatoi di Gautieri, ai giocatori, boh, vabbè. E insomma, tornando sulla partita. Nonostante comunque la sempre, parlando un po' della formazione e della tattica,
Nonostante comunque questa, per il mio dubbio, scelta di rimettere ancora una volta Jelenic, una delle poi cose che mi è garbata è il fatto del tridente d'attacco, se si può definire tridente, perché se Jelenic va in 5, cioè a volte ti trovi di McConnell più avanti di Sidigari e fa via qui. Anche se comunque spero sia stata, come si chiama, una sovrapposizione, che Jelenic è uguale a sinistra, comunque. Ovvero però lì fa gioco avvantaggiato, Galabino prima punta e questa volta solare e Sidigari. E che fra l'altro poi hai fatto entrare a Cutolo, come ho sempre sperato, e non mi ricordo se l'ho mai detto nei video, però perlomeno parlando a Mario Comenci l'ho sempre detto. Infatti meno male Cutolo poi ha fatto quello che ho sempre appunto sperato, ovvero quello di entrare e dare l'anima. Infatti fra l'altro credo che abbia preso un bel voto, fra l'altro forse, insomma, si è visto. Infatti poi si è fatto anche go su, se non sbaglio, l'assist di Cutolo. Comunque, questa era per quanto riguarda le scelte, che incredibilmente questa volta Gautieri è stato non coerente con me, per l'amor di Dio, però è stato conforme a quello che io ho sempre desiderato, ecco. E niente, la partita che non si sa dire altro, perché comunque la prestazione non è stata eccellente, ma è stata allo stesso tempo abbastanza sufficiente, mettiamola così. Però il risultato alla fine non si è ottenuto, e personalmente a me dispiace, ma credo anche a tutti voi che voi ne si guardate il video. E boh, c'è di altro. Bisognerebbe solamente riuscire a concretizzare, entrare tutte le volte nel suo tempo con la giusta concentrazione, ecco. Sì. E un'altra cosa che volevo aggiungere, perché io quando ho da dare, diciamo, dei meriti, tra virgolette, le voglio dare, è che a parer mio, perché io ho sentito anche gente che la vede in maniera completamente diversa da me, Maicon o Maicon, che non so come si pronuncia, beh, lo chiamo Maicon, togliendo l'ossa del gol dell'Entella, secondo me ha fatto un'altra buona partita, e questo sì mi rende abbastanza contento, fra l'altro perché, come ho già detto, mi fa veramente piacere aver trovato un terzino valido, perlomeno per la Serie B e anche per il Livorno, perché come ho già detto nei precedenti video ci si schioccava a volte Ceccherini, a volte Moscati, che sono giocatori che fondamentalmente non sono nati per fare quel ruolo, cioè sì, si possono adattare ma non è il suo vero ruolo. Invece mai come Garbi che sale, a volte anticipa bene i giocatori, insomma, fa delle buone cose. Oggi anche addirittura ha conquistato, mi pare, due sono sicuro, forse tre cash d'angolo, cioè è un buon terzino per il mio, e sono contento, e infatti gli do dare appunto dei meriti, ecco. Peccato un po' anche ora sempre nel giocatore, mi dispiace un po' il vantaggiato che ultimamente è un po' perso i giocatori, mi dispiace che ha partito bene, niente. E fra l'altro, stiamo parlando di giocatori singoli, sono contento di aver fatto con Galabinov, che fra l'altro ha fatto un discreto gol di testa, e non se mi dispiace, questa non sarà che da voi, se per caso c'è qualcuno che magari è aggiornato, qualcuno abbia voglia di commentare, riguarda il fatto del sapere se Galabino aveva rinnovato o no il contatto con Livorno, che è stata l'esultanza che praticamente non c'è stato per la Balotelli, tutto serio, beh, no. Io spero di non perdere una storia del genere, che comunque sia per la Serie B ma serve anche per, se non dico niente, mi tocco le palle un po', se eventualmente si dovesse tornare in Serie A, se non può far comodo anche in Serie A, che altro, c'ha il fisico, c'ha, credo, dei bei piedi sotto porta, la freddezza, la finalizzazione ce l'ha abbastanza, e niente, mi spiacerebbe perdere un giocatore, tra l'altro è gratis, perché se cascare il contratto, vabbè, via. E niente, ora la prossima, se non sbaglio, è la vigilia contro il Vicenza, se va già laggiù, se non sbaglio, e speriamo di, no, non dico niente, porta merda, e niente, mi spiace solo che se ne va a finire così, che le qualità e le possibilità per vincere c'erano alla grande, con tutto il rispetto, come dio per l'Entella, senza mancare di rispetto a nessuno, niente. Allora ci vediamo al prossimo video, e niente, forza Livorno, ciao a tutti.